every one of you listening to my voice. Tell the world. Tell this to everybody wherever they are. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Cube Radio da Avamposto 31, la rubrica che tutte le settimane quotidianamente si occupa di fumetto, di cultura pop e di tutto quello che ci gira attorno. Come ogni settimana siamo in collegamento con Loris Cantarelli, direttore editoriale di Fumo di China. Ciao Loris. Ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao e benvenuto. Arriva l'autunno e arrivano i premi dei Guinigi di Lucca, che fanno sempre un gran parlare e che stimolano il dibattito. Stimolano anche il nostro dibattito interno, ma non sui premi in quanto tali, quanto per capire in quella specie di anno fumettistico, se possiamo definirlo così genericamente, che va inevitabilmente da Lucca a Lucca, perché questo evento è un po' il catalizzatore di tutto questo mondo in quel di fine di ottobre, inizio di novembre, e diamo uno sguardo all'anno appena passato per cercare insieme di capire, insieme a te che sei un osservatore speciale del mondo del cinema, quali sono stati i titoli davvero più interessanti a tuo modo di vedere. Dunque, stando così sul versante dei cosiddetti cinecomics o cinefumetti, a noi piace di più cinefumetti, quindi lo parliamo di più, che noi seguiamo più vicino a, naturalmente, anche perché negli ultimi anni sono diventati veramente un genere, quasi un genere a parte. Sì, un genere, scusami se ti interrompo, che a questo punto quasi meriterebbe un premio a sé stante, devo dire. Sì, allora, per noi è sempre stato, noi intendo dire noi di Fumo di China, ma noi che chiacchieriamo su queste sempre più frequenti contaminazioni e incarnazioni dei fumetti negli altri media, è sempre stato un po' un gioco, perché come abbiamo detto nelle ultime volte, non è che noi chiamiamo cine novel o cine romanzo, sì, esatto, gli adattamenti romanzo, di un libro piuttosto che oppure cine theater, una cosa come Peter Pan che nasce viene a teatro, da un'operazione teatrale, certo. Per cui è perché negli ultimi anni, diciamo da 78 di Superman, poi, che appunto fu lanciato con lo slogan "Crederete che un uomo può volare", i fumetti, i film tratti da fumetti erano sempre un po' anche sul ridicolo, anche perché appunto purtroppo la maggioranza dei fumetti veniva considerato un genere, uno che è solo un genere dei fumetti, cioè quello dei supereroi. Negli ultimi anni, con le tecnologie digitali, ma anche con una maturazione del pubblico e dei cineasti, e naturalmente lo sbarco in prima persona della Marvel, che ha cercato di riprodurre e è riuscita a riprodurre il suo universo, gli incroci e gli incrastri tra le storie dei suoi, si calcola, 5.000 personaggi a fumetti, anche nei film. Quindi tutto questo ha fatto sì che, insomma, numericamente la questione dei film diventassero importanti e quindi anche noti al grande pubblico, mentre fino a diciamo fino agli anni 80 i film tratti da fumetti erano noti soprattutto agli appassionati del genere, esatto. Oggi chiunque, oggi diciamo dopo il 2000, chiunque conosce i maggiori supereroi, naturalmente per le incarnazioni cinematografiche più di quelli dei fumetti. L'anno scorso erano usciti sei o sette film tratti da fumetti, quasi tutti tratti da fumetti di supereroi. Quest'anno ne sono usciti 9 e ce n'è un decimo in arrivo, che però uscirà a febbraio. Quindi anche noi abbiamo potuto fare un podio, diciamo un top 3, se non proprio un top 5, nel senso che secondo me i tre migliori film tratti da fumetti di quest'anno si possono dire Avengers Endgame, non solo per il fatto che conclude appunto questi 23 film. Sì, ed è stato un evento. Marvel Studios hanno creato pensandoli intrecciati, quasi come puntate di un unico mega telefilm, però anche godibili separati, più o meno, soprattutto gli ultimi due. E non a caso per Natale uscirà un mega cofanetto da 500 euro e passa, con tutti i 23 film più extra a non finire, tra cui per esempio una scena girata ma mai utilizzata del primo film di Iron Man del 2008, in cui nel finale, che inaugurò un po' queste scene dopo i titoli, Samuel L. Jackson, oltre a parlare dell'iniziativa Vendicatori,
buttava lì una frase tipo: oltre a quelli che vengono morsi da un ragno radioattivo e dai mutanti, dobbiamo anche pensare a formare i Vendicatori, quindi strizzando l'occhio agli X-Men e all'Uomo Ragno. Certo. Che però la Marvel non aveva, Marvel Studios come... Al tempo non aveva assolutamente i diritti. Non aveva. Quindi questa come curiosità. Poi senz'altro Spider-Man Far From Home, perché non tanto per il personaggio di Spider-Man, che i più integralisti non vedono di buon occhio, perché è un po' un mix tra l'uomo ragno tradizionale e l'uomo ragno in versione Ultimate degli anni 2000, perché in realtà è un'intelligente rilettura di tutta l'operazione della Marvel, cioè nell'avversario Mysterio, che prende tutti un po' per il sedere e costruisce delle mirabolanti versioni fittizie che lui usa per poi dimostrare che è lui a salvare la situazione, non si può non pensare che è anche la Marvel che parla di se stessa, che deve reinventare e costruire questi film mirabolanti che poi sotto sotto riutilizzano quello che nei fumetti avviene da 80 anni. E poi anche qui, nonostante la presa di posizione dei più integralisti, mi sembra che il Joker, che è uscito adesso da pochi giorni nel cinema dopo la vittoria al Festival di Venezia, sia comunque interessante. Non è un capolavoro, come non sono capolavori i due precedenti, però decisamente mi sembra degno di essere, insomma, nei primi tre di questa categoria, che un po' giocando chiamiamo cinefumetti. È vero che prende per ispirazione il personaggio dei fumetti poco più che un'ispirazione, non è vero che non c'entra niente, come dicono molti, però... ma non è neanche vero che è molto molto vicino a, anche se in realtà nei fumetti negli ultimi tempi c'è questa storyline che viene portata avanti, per cui in realtà non si capisce bene se esiste solo un Joker o se a volte nelle storie quel Joker che stiamo vedendo è un imitatore o uno che si è fatto prendere dal Joker originale. Quindi in realtà molto sottilmente il personaggio, che comunque è ambientato a Gotham, che comunque ha una scena con il papà di Bruce Wayne, e non dico di più per non dare troppi spoiler, esatto. Però diciamo, chi lo guarda capisce benissimo che siamo nel mondo tranquillamente dei fumetti, con interpretazioni, ma quante storie a fumetti hanno interpretazioni di un Joker che non è proprio il Joker canonico. Sì, è come se venisse a dirci che c'è un Joker nascosto dentro ognuno di noi. Poi, no? In realtà, questo non è uno spoiler, ma è una chiave di interpretazione interessante. Tutto il film è giocato sul dire e non dire, quindi noi potremmo vedere una cosa che in molte parti, o addirittura nella sua interezza, è un trip psichedelico di una persona che sta sognando di essere quella cosa. Come tutto C'era una volta in America di Sergio Leone potrebbe essere un sogno di De Niro nell'ultima scena che vediamo nell'oppio, nell'allucinazione dell'oppio. Quindi in realtà, secondo me, questo autorizza a parlare di un'opera pienamente nel settore dei cinefumetti e anche comunque dignitosa da vedere. Ecco, non è una cosa per tutti i palati, diciamo, certo. Che c'è un senso d'angoscia che rimane, quindi magari chi preferisce fare a meno, ecco, non lo consigliamo. Poi, a voler proprio arrivare a una top 5, possiamo considerare i due film speculari ma molto diversi, che sono Shazam e Capitan Marvel, anzi Captain Marvel, perché ormai non si traduce quasi più niente, uno della DC e uno della Marvel, o meglio, uno della Warner e uno della Disney, che sono proprietari delle due case editrici più grandi di fumetti in America. Che sono in realtà, l'avevamo parlato all'epoca, lo stesso personaggio o quasi un'imitazione di Superman o poco più, che negli anni poi la Marvel e la DC hanno particolareggiato, resi un po' più particolare, fino all'assurdo che il primitivo Capitan Marvel, per l'utilizzo che fece la Marvel, dovette ribattezzarsi, e quindi sì, è davvero una storia pazzesca, a poi, dirla tutta. Gli altri cinecomics, c'è stato Men in Black International, che era interessante spostandolo a Londra, però non ha, diciamo, dato sì, non sono cose che hanno segnato particolarmente, però è un segnale quello in generale
della fertilità di questo Sì, settore che ci fa decisamente. pensare che la tendenza continuerà e inevitabilmente si allargherà Decisamente. Abbiamo oltre. avuto addirittura un remake di Hellboy, Sì, abbiamo avuto infatti. il sospiratissimo Alita, Angelo della La battaglia Battaglia, di che Cameron. però appunto, come tutte le cose stiracchiate, attese per anni, poi ha un po' deluso. E poi c'è stato l'ultimo film degli X-Men, Dark Phoenix, che partiva da una bellissima storia a fumetti, ma che è rimasto un po' incastrato dall'acquisizione della Fox da Sì, di parte della questa Marvel, che ha ripreso i transizione. diritti. E quindi, diciamo, se vogliamo dire i tre migliori, diciamo Joker, Spider-Man e gli Avengers, che sono in Per fondo motivi anche completamente diversi, le icone che che rimangono mi di più. rimarranno di questo, Vedremo, vedremo. vedremo, Per vedremo. il 2020 diciamo, se ne prevedono almeno 5 o 6, Quindi che vuol dire ogni 1 o 2 mesi ne avremo qualcuno di cui ne avremo qualcuno di cui parlare. parlare. Poi naturalmente ci sarà il cinema non tratto da fumetti Vabbè, che ma il cinema ci darà animazione è anche di cui ci sempre. occupiamo spesso, quindi un ampio spazio per il nostro Anche dibattito. sull'animazione ce ne sarà almeno una decina, No, quindi almeno molto. uno al mese. Abbiamo carne al fuoco. Loris, noi ti Senz'altro. ringraziamo tantissimo del tuo intervento come sempre. Salutiamo la redazione di Fumo di China e alla prossima Grazie a voi. settimana. Un Alla prossima. abbraccio, ciao caro. Ciao ciao. Ciao ciao di nuovo. Watch the skies everywhere. Keep looking. Keep watching the skies.